Ciao a tutti, io sono Ilaria e bentornati in questo nuovissimo video. Scusate, ma ho appena finito di registrare 30 minuti di recensione di Nevernight che voi avete già visto. E quindi oggi voglio fare un po' più, una cosa un po' più frivola dove si parla poco perché non ce la faccio più. Allora, vi voglio mostrare tutti i miei segnalibri, quindi poi una cosa molto leggera, insomma. E vi faccio vedere prima questi che sono tra i miei preferiti. E partiamo ovviamente dal primo. Ovviamente cerco di andare in ordine cronologico, ma in realtà non mi ricordo bene quale ho comprato prima e quale dopo. Però uno dei primi è stato sicuramente questo. Questo qui che io tipo adoro, ci sono molto affezionata perché forse è stato proprio il primo. E c'è scritto: "The world is a book. Author who don't travel, read only one page." Che significa: il mondo è un libro e chi non viaggia legge solo una pagina. Credo che valga per tutte le persone che non leggono e che non fanno viaggi. Non sapete cosa vi perdete né a non fare viaggi né a leggere, quindi. Mi sta molto a cuore anche questa frase perché credo che sia il mio motto. Poi abbiamo un altro dei primi, che è questo. Questa volta è una frase in italiano e c'è scritto: "Chi legge i tuoi stessi libri ha una mappa per la tua anima." Credo che sia altrettanto vero quanto il primo. Perché io mi ritrovo molto nelle persone che hanno letto i miei stessi libri. Mi ci ritrovo, nonostante siano anche persone diverse da me, ma anche persone che magari seguo solo su BookTube, che non conosco dal vivo, che conosco solo attraverso uno schermo, e devo dire che anche se non le conosco effettivamente, loro possono capirmi perché hanno letto i miei stessi libri, ecco, questo era il punto. Un altro segnalibro che ho comprato, ma anche abbastanza di recente in realtà, è questo. Adoro. Che c'è scritto: "Read to live, live to read." Quindi leggere per vivere, vivere per leggere. Con ovviamente alcuni, diciamo, una pila di libri con alcuni classici, tra cui Alice in Wonderland, Orgoglio e Pregiudizio, Guerra e Pace, l'Odissea. Comunque, alcuni classici che io ho letto: Dante, Piccolo Principe, Shakespeare, Pinocchio, insomma. Il Tratto di Dorian Gray, che è uno dei miei preferiti, tra l'altro. E vabbè, andiamo avanti. In realtà, con l'ultimo di questo tipo che ho comprato, e ho questo. Con ovviamente la costellazione dei pesci, perché è il mio segno zodiacale, pesci. Con ovviamente anche tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un pesci. Che non si vedrà mai, però scusa, c'è la finestra aperta, scusa, sento caldo, vabbè, io non so cosa mi è successo. E ovviamente la costellazione dei pesci. Poi l'ultimo che ho comprato di questo tipo simile, molto molto simile ed è bellissimo, ovviamente questo in 3D del Piccolo Principe, però è fatto così, non c'è diverso questo, ed è in 3D. Ovviamente c'è questa versione qui e questa versione qui. Ovviamente ci sono anche ci sono due frasi. L'essenza è invisibile agli occhi e non si vede bene che col cuore. Questa l'ho comprata molto molto di recente, tra l'altro. Poi abbiamo altri segnalibri a caso, quelli che ti danno se compri un libro. Così proprio, se non compri quelli apposta, te li danno loro molte volte. Ho questo. Con la pubblicità di Storia della Buonanotte per bambine ribelli, che io non ho ancora mai letto, avrei voluto, però dopo non so, ho perso interesse, quindi magari in futuro, se mi tornerà questo interesse, magari lo leggerò, lo comprerò, lo leggerò. Però al momento non ho più interesse, diciamo, a comprare questo libro. Poi ho altri due segnalibri simili. Questo. Che è un po' rovinato perché, scusa, questo appoggio. Anche un po' rovinato perché mia cugina è stupida e me l'ha rovinato, vabbè, era piccola comunque. E poi questo qui, con un tutto si dimentica e il progetto fantasma. In realtà questo l'avrei voluto tanto leggere, però anche per questo ho perso interesse. Non tutto si dimentica, se l'avete letto fatemi sapere, perché io ormai non ho più interesse. Poi ho questo della Fidas di Pescara, non so perché ce l'ho, comunque. Vabbè, grazie comunque. Poi questo
che non so chi me l'abbia dato, forse mia sorella, non mi ricordo, mia nonna, qualcuno me l'ha dato, non mi ricordo chi, non mi ricordo di chi è, forse di mia nonna, boh, non lo so. E poi, infine, per rimanere in tema Nevernight, ho il segnalibro appunto di Nevernight, questo è ovviamente la facciata dove c'era la pubblicità di Alba Oscura, e poi, oddio, questa invece è dove ci sono tutti e tre i libri, perché ovviamente J. Kristoff è venuta a Roma a fare la presentazione della trilogia di Nevernight in generale, perché naturalmente in Italia è uscita il 3 settembre tutti insieme, ma effettivamente per J. Kristoff non solo gli hanno tradotto tutti e tre i libri in italiano, ma effettivamente era venuto, cioè stava facendo quel tour per promuovere principalmente Dark Dawn, quindi per questo c'è cioè, la copertina di Dark Dawn, perché effettivamente era quello l'intento, in realtà promuovere sì la trilogia di Nevernight, ma principalmente Dark Dawn, dato che la trilogia di Nevernight in Italia è uscita in contemporanea con l'uscita di Dark Dawn in inglese. Ebbene, in realtà sono questi i segnalibri che ho. Sembrano pochi effettivamente, però in realtà no, non credo siano così pochi. Negli anni ne ho accumulati tantissimi. Alcuni li ho regalati, per esempio uno di questi l'ho regalato alla mia amica, che è a lei, quindi io non posso farvelo vedere, non ce l'ho. Qualcuno c'è la mia sorella, uno c'è la mia sorella, quindi non posso farvelo vedere, dato che lei abita a Bologna. E forse qualcun altro che mia madre usa lei, che non so, forse dentro qualche libro di mia madre, non lo so, comunque. Io principalmente adesso ultimamente sto usando questo di Nevernight perché naturalmente ho questo in uso, quindi sto usando questo. Però anche questi qui ogni tanto li uso, però questi li uso principalmente per libri con flessibili, diciamo, con copertina flessibile perché mi si rovinano quelli a copertina rigida, soprattutto quando hanno la sovraccoperta. Non è che gli altri non si rovinino, però quelli con la copertina rigida e la sovraccoperta si rovinano di più con questi, con l'elastico. Quindi diciamo che uso tendenzialmente questo, ma anche questi qui che mi hanno regalato con gli altri libri. Però ultimamente sto usando questo. Comunque, bene, questo video è finito, molto breve. Vabbè, dopo i 30 minuti di Nevernight, insomma, ci sta. E se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri segnalibri, cosa usate. Io, giustamente, quando non trovi i segnalibri in casa, perché succede che nonostante io abbia tanti segnalibri, non li ritrovi in casa, non lo so perché c'è un inverno, mi li perdo per casa. Uso anche pezzettini di carta e cose così come capitano. Fatemi sapere voi cosa usate come segnalibri e se usate comunque questi segnalibri normali o se usate i pezzi di carta, che ne so, fate le orecchie, se siete figli del demonio, fate le orecchie. E iscrivetevi al canale e per non perdere nessun altro video, attiva la campanellina e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!